Naturalmente il mio intervento, che a me piace sempre comunque parlare con i documenti, considerato che il Consiglio Comunale scorso ero stato magari quasi attaccato, tipo che quando dichiaro sempre qualcosa, come posso dire, ogni volta che il consigliere Foggia comunque dichiara qualcosa sembra che si alza in volo una contraerea. Ecco, Francesco Foggia l'altro giorno si era semplicemente limitato a dire i fatti, ho raccontato i fatti sulla storia dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Io non farò nomi, a differenza di qualche altro consigliere comunale che ha cercato di ledere l'immagine, perché ancora una volta mi voglio contraddistinguere, soprattutto quando si parla di sociale. Ho lavorato sin da subito sotto il segno dell'inclusione, anche collaborando con l'amministrazione comunale, e questo non l'ho mai negato. E se oggi Mazara, rispetto a tante altre città, è considerato un comune virtuoso in merito ai diversamente abili, significa che c'è stato un lavoro sinergico fra le parti. Infatti siamo a conoscenza che proprio ieri c'è stata una riunione, ma io, essendo stato a Catania ieri, non ho potuto partecipare, ma stamattina mi sono incontrato con le parti, sia con le associazioni, sia con il professore Bucca, dove hanno scongiurato l'interruzione del servizio autonomia alla comunicazione, che dal 1° febbraio comunque continuerà. E questo è, va un plauso comunque sia all'amministrazione comunale, ma anche al dirigente che comunque sta lavorando in merito a questo importante servizio, tra l'altro obbligatorio ed essenziale. Lei sa, Presidente, che prima di un'interrogazione presentata dal sottoscritto, datata il 26 febbraio 2015, Mazara non garantiva questa figura. E sicuramente non ci sono stati docenti o altre figure che si siano stracciati le vesti nell'interesse comunque di far ricoprire questo ruolo essenziale, dove tra l'altro il TAR a parecchi comuni aveva comunque condannato, e io a tutela comunque dell'ente comune, delle casse comunali e nel rispetto anche dei diversamente abili, mi ero preoccupato di presentare un'interrogazione. Poi sicuramente io sono stato un organo propositivo in quanto di consigliere comunale. Poi l'amministrazione comunale, come lei sa, dà delle indicazioni importanti al dirigente. Non è che il dirigente si alza la mattina e decide di fare chissà che cosa. Segue sempre le indicazioni politiche. Quindi c'è stato un lavoro sinergico tra il consigliere comunale, tra l'amministrazione comunale e tra il dirigente. Vero che era previsto per legge, ma era pure vero che questa figura comunque non era garantita. La stessa cosa è successo con l'assistente igienico personale, la stessa identica cosa. Nel 2013 questa figura mancava, anche se era prevista per legge. Nessuno si era mai rimboccato le maniche a chiedere questa figura, ed io ho presentato un'interrogazione. Ma non è che ci vogliono coppe e medaglie. Sono stato più bravo degli altri, non lo so, ci sono riuscito, bene, ma sicuramente ho attenzionato un problema importante che dovrebbero fare tutti. Io non sono un professore, non sono un docente, l'ho detto, non faccio nomi perché non mi interessa, non voglio scendere in questo tipo di politica, in questo tipo, diciamo, di politica di bassa lega, voglio continuare a fare una politica attenta per il nostro territorio. Però è pure vero che non mi va che qualcuno vuole sminuire il lavoro degli altri, perché quando un consigliere comunale presenta un'interrogazione si fa studiare le leggi, i decreti, e chi più ne ha più ne metta. E sicuramente ascolto le famiglie, ascolto le associazioni, ascolto tutti. Non è che mi invento un'interrogazione, parlo pure con dei legali, faccio pure questo. Sicuramente altri consiglieri comunali hanno fatto anche la loro commissione, merito anche a loro. Ma il dirigente, se voleva o se era previsto per legge, si alzava la mattina e magari garantiva questo servizio, ma non è stato fatto. Guarda caso, questo servizio è stato garantito dopo la mia interrogazione, esattamente come l'assistente igienico personale. Quindi io non c'ho nulla di personale con nessuno, ma il chiarimento ho portato anche le risposte dell'amministrazione comunale al consigliere Foggia. L'interrogazione l'ho fatta il 26 febbraio 2015,
prima di quella data nessuno si era mai occupato dei diversamente abili, su queste figure obbligatorie ed essenziali. Sicuramente un docente ne si doveva accorgere, io non sono un docente, magari non è stato attento, non penso che noi comunque, a prescindere tutto, non si sarebbe preso cura mai di disabile, perché i disabili comunque sono anche figli della nostra città, ma il mio modo di fare politica mi ha portato a lottare e ad ascoltare le famiglie, questo ho fatto, mi sono limitato a fare questo. Quindi andare a sminuire e ledere l'immagine di una persona è sbagliato. Io ringrazio poi tutte le commissioni che hanno lavorato nell'interesse di portare avanti questa iniziativa. Ma se il consigliere Foggia non presenta l'interrogazione non si sarebbe mai parlato autonomia della comunicazione. Presidente, naturalmente la ringrazio. Come ha visto mi sono limitato a parlare del servizio. Non ho fatto nome a differenza di altri perché il mio obiettivo è sempre quello di lavorare in maniera costruttiva in questa città. Come ho fatto sempre sulle proposte che comunque spesso e volentieri, a cui ringrazio l'amministrazione comunale che spesso li accoglie, significa che comunque sono proposte importanti.